Vega, vado giù fino a San Francisco, mancano circa 235 km. È un po' che sparano, ho fatto una pausa ed è mezz'ora che sento sparare. Bello, è un cimitero italiano praticamente, con le bandiere americane però. Più vado a sud, più vedo l'influenza dei messicani. Non so quante città troverò andando avanti, vedremo. Visto che c'è qualcosina, ma niente di che. I cavalli hanno tutte queste praterie qua per starsene praticamente liberi. Vai a fare le foto. Ok ragazzi, ho trovato un campeggino, c'è anche già un ciclista che mi aveva sorpassato prima, che viene dal Belgio ed è un ingegnere di software e ha detto che non è il suo genere. Vado a fare la doccia, ciao. Buongiorno ragazzi, come vedete sono venuto a farmi un giretto sulla spiaggia, dato che è una mattinata splendida. Prima di smontare la tenda ho detto vabbè, vengo a fare due passi sulla spiaggia, dato che non c'è nessuno e la luce è veramente magica, è veramente figo questo posto. L'unica cosa è che ovviamente, non, come potete vedere, non ci si può buttare, ma neanche lontanamente, soprattutto al mattino, perché ci sono 10-11 gradi, fa un freddo cane. Qualche pescatore intrepido sta andando a pescare, però il posto è magnifico ragazzi, tutta la costa è magnifica. Vado a smontare la tenda che è tardissimo perché mi sono lasciato trasportare dalle onde e si riparte. Mi sono fermato in una caffetteria molto bella, ha anche il wifi, per la prima volta ho visto che c'era il wifi. L'unica cosa è che ho montato il video che sarebbe dovuto uscire domani, che è il solito martedì, purtroppo però mi ha ingannato il wifi perché era veloce in download, quindi navigando normalmente, ma era lentissimo in upload. Ho provato a caricare il video che era meno di un gigabyte e non me lo caricava per niente. Vedo nella prossima città che si chiama Gualala a vedere se riesco a trovare una caffetteria a caricare velocemente dei video, altrimenti ritarderò, però almeno ci ho provato. Vado avanti e sono le 2 del pomeriggio, pensate, quindi ho qualche ora davanti di cammino, vediamo se riesco a fare qualcosa. È più difficile di quello che pensavo, caricare video, avere internet e connessioni. Went to a gentleman's house. Yeah. About 7 miles southeast of Point Arena. Yeah. To go take a shower and rest for a night. Now there is a Gualala, Gualala City or something like that. Gualala should be just ahead. Have you seen the sign yet for Gualala? No yet, but I know it's like it's like 1 mile or something like that. Mi sono mangiato anche una gran fettazza di pizza che era tipo $2 e non guardatemi male, c'era solo più quella con il prosciutto e l'ananas, ma devo dirvi che era molto buona e fatta alla messicana è ancora più buona. Ho preso uno shampoo, un sapone e qualcosa da mangiare per il viaggio. Ho risalutato il cinese perché lui si fermerà qui per un po', ma secondo me lo ribecco per strada perché un po' mi fermo io, poi lui va avanti, poi ci ribecchiamo. Sto anche perdendo la voce. Va bene, continuo. Sono le 4, farò ancora qualche chilometro, poi vedo dove accamparmi. Volevo caricare il video, ma mi sa che il video non lo carico. Hanno messo gli stessi identici cartelli che c'erano in Australia. Sono uguali.
Ovviamente sono appunto per ricordarti di stare attento quando fa molto caldo, di appiccare fuochi, perché poi appicchi fuoco a tutto quanto. Ragazzi, mamma e figlio. Non hanno praticamente paura, stanno lì a bloccare l'erba e... Sì, vado via. Mi guarda la mamma ogni tanto, fantastico. Non hanno paura di me, come gli alci quando li ho incontrati. Che figata, ragazzi. I cerbiatti anche. Da quando c'è questo tipo di comunità qui, non so se vedete alle mie spalle, tutte queste case di legno e tutto qui intorno è proprietà privata di questo Sea Ranch o qualcosa del genere. Con le case tutte uguali, ma ce n'è tante, probabilmente abitato da gente di una certa comunità. Io adesso poi guarderò in che cavolo di posto sto passando. In tutti i posti della costa e dove prende meglio internet in questa zona qua, dove c'è questa proprietà privata, in un posto bellissimo oltretutto, pieno di cerbiatti che ti guardano. Chissà cos'è. Ok, credo che tutta questa parte qua, che è durata circa 10-11 km e si spandeva appunto in tutte queste colline, praterie, con tutte queste bellissime ville di legno, fatte quasi tutte uguali o comunque con lo stesso stile, fosse appunto una specie di villaggio super vacanze per ricchi, credo. E ho visto la sede molto bella in questo momento lì, molto wild, molto bella, dove secondo me si spende un sacco, sicuramente carissimo, ma bene ambientato nella natura. E il telefono prende benissimo a tutte le tacche, quindi penso sia proprio per ricconi, perché è l'unico posto lungo la costa, da quando è iniziata la strada numero 1, che prende. Ciao cerbiattino. Ciao bello. Allora ragazzi, mi sa che devo poi pulire l'obiettivo. Sono qua e sto passando pascole eccetera, ed è tutto recintato, come potete vedere lì tutte le strade sono recintate. Credo che non vediate nemmeno niente. Diamo almeno una mini pulita così. E dormirò qua anche perché si sta facendo buio e più che altro è molto nuvoloso, cioè c'è proprio, cioè è tutto bagnato. Metterò la tenda qua, non è proprio il massimo, ma è una casa abbandonata vicino tra l'altro a una frazione. Mi piazzo qua, domani mattina si va via. Sono in tenda ragazzi, non ho la solita lampada perché ormai non si vede più un cappero con quella lampada lì. Comunque sì ragazzi, non so se potete vederlo, ma è tutto marcio. Solo per farvi capire, guardate che roba ragazzi. Vedono le gocce, questa è la nebbia, cioè è ovvio che sia tutto bagnato, è tutto bagnato intorno, è tutto fradicio ed è hashtag tutto marcio. Volevo prendere l'asciugamano, ma mi sa che non servirà nemmeno l'asciugamano. Vado a dormire, se riesco. Dovrei lavorare un po' al computer, ma qua è tutto marcio. C'è troppa acqua, non apro neanche il computer. Buonanotte ragazzi, tutta questa luce mi acceca. Buonanotte, voi mi vedete bene, io lo vedo. Buonanotte. Ciao, buonanotte.